Can you hear me now? Okay, excellent. Mi sentite? Ok. Allora, ringrazio tutti voi di essere qui. Vorrei semplicemente condividere con voi alcune pagine del mio libro e sulle implicazioni dei risultati del mio libro sulla crisi migratoria in Europa, che continua, che come la Unione Monetaria sta causando una serie di tensioni sul progetto dell'Unione Europea. Quindi il libro si concentra su una valutazione, un metodo di valutazione, soprattutto attraverso la creazione, lo sfruttamento, la manipolazione dei movimenti transfrontalieri della popolazione, ovviamente, oppure possiamo parlare di pressione sulle persone, se volete. E comunque che io chiamo anche una migrazione progettata, ingegnerizzata. Quindi si sa che sulle cause principali della migrazione di massa di solito sono concentrate su tre categorie. Soprattutto la migrazione di massa, quando parliamo dei rifugiati profughi per esempio, sono conseguenze involontarie di conflitti, disastri naturali o disastri causati dall'uomo. Instabilità politica e sociale, problemi economici, malattie, disastri naturali, eccetera. La seconda, causa di emigrazione di massa sono le espulsioni, deliberate, soprattutto, per eliminare i dissidenti nazionali o le minacce nazionali ad un regime. In alcuni casi possono esserci anche campagne specifiche per ottenere dei vantaggi tattici sui campi di battaglia attraverso per esempio gli spostamenti di popolazioni in alcuni paesi, e a volte l'idea che le espulsioni vengono fatte per destabilizzare o creare imbarazzo all'interno dei paesi confinanti e per anche riprogettare a livello demografico i vari territori. Sono corrette, ma sono incomplete, perché le persone migrano per trovare migliori possibilità economiche, di vita, eccetera. E queste sono indicazioni corrette, come abbiamo detto, ma incomplete, e ci sono una serie di fonti a cui si può fare riferimento per capire meglio questi aspetti. Allora, la migrazione può essere uno strumento non militare per influenzare o persuadere dei paesi. Parliamo della coercizione, perché le migrazioni coercitive sono dei movimenti di popolazione transfrontalieri che sono creati o manipolati in maniera deliberata per indurre concessioni politiche, militari o economiche da stati obiettivo, stati target. Quindi si tratta di aspetti di, diciamo, strumenti di influenza non militari. Ci sono ovviamente altri strumenti militari di coercizione, ma ovviamente questo è un altro aspetto. Quindi questi strumenti sono realizzati da diciamo, attori statali e non statali. Questo dà la possibilità di capire come i movimenti della popolazione possono essere utilizzati o sfruttati, e considerando i cambiamenti che possono esserci attraverso il presidente Jimmy Carter, presidente americano, e abbiamo visto cosa. Vediamo come per esempio succedeva col presidente Carter per applicare una pressione in Cina, per esempio, per creare una pressione sulla Cina. E quindi una domanda venne fatta al presidente Carter per chiedergli quanti cinesi può accettare, 1 milione, 10 milioni, 30 milioni, quanti cinesi? Ovviamente la risposta fu nessuno, nessun cinese. Non abbiamo nessun motivo per cercare di capire che a quel punto la Cina cercava di influenzare la politica americana, ma c'erano ovviamente discussioni sui diritti umani in Cina che ovviamente si fermarono completamente, nessuno ne parlava più. Parliamo adesso per esempio della situazione con la Corea del Nord e la proliferazione
delle armi di distruzione di massa del regime nordcoreano. E la politica della Cina è ambigua perché sembra garantire che questo regime non crolli, perché i cinesi non esercitano pressione sul regime nordcoreano, almeno come vorrebbero gli Stati Uniti, non come vorrebbero gli Stati Uniti, perché i cinesi sono preoccupati delle conseguenze di un possibile collasso del regime nordcoreano e quindi ci sarebbero dei timori di movimenti transfrontalieri tra la Corea del Nord e la Cina, con un numero di rifugiati che potrebbero creare instabilità in Cina. E la stessa cosa per esempio per quanto riguarda la Libia, e Gheddafi riuscì a togliere le sanzioni contro il suo paese in cambio di quindi della fine del programma di costruzione di armi di distruzione di massa in Libia, ma soprattutto per cercare di far rimanere gli immigrati in Libia e non farli arrivare in Europa. E questo lanciò il movimento quindi di lotta per la libertà nei paesi del Nord Africa, con tutte le conseguenze che sappiamo in Italia e nel resto dell'Europa. E più di recente sappiamo che il governo russo, anche se non la chiamavano una minaccia, l'ambasciatore russo all'Unione Europea, all'ONU, disse che no, i russi non facevano nessuna minaccia, semplicemente davano delle indicazioni però i russi avevano minacciato di espellere coloro che lavoravano nel settore del gas nei paesi dell'Asia centrale nel caso in cui in qualche modo venisse votata la risoluzione sulla Crimea. E ovviamente così è successo. E poi per quanto riguarda Jean-Bertrand Aristide, ex presidente in esilio di Haiti, aveva costretto il governo a lanciare un'operazione militare molto impopolare perché tornasse ad Haiti nel 1994, veramente facendo leva sulla paura degli Stati Uniti, sulla migrazione, sull'arrivo di masse di persone dall'oceano, dal mare. Quindi vediamo cosa succede. Quando ci sono delle coercizioni, coloro che esercitano la coercizione, quali sono i loro obiettivi e l'incidenza del livello di successo e di efficacia e come questo strumento funziona e anche quali sono le risposte potenziali della politica per vedere cosa è successo in particolare in Europa di recente e che cosa potrebbe succedere in Europa. Se abbiamo il tempo vorrei parlare anche di possibili risposte da parte delle politiche per cercare di utilizzare questo strumento. Poi eventualmente ne parliamo quando faremo il dibattito. Quindi parliamo dei coercitori. Ci sono diversi tipi di coercitori. Sono quelli che io chiamo generatori, sono coloro che agiscono in qualche modo direttamente per creare dei movimenti di popolazioni, di persone tra un paese all'altro. Per esempio a livello internazionale, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il presidente Fidel Castro aveva utilizzato questo strumento in tre occasioni, soprattutto in varie crisi tra gli Stati Uniti e Cuba. Nella prima crisi 125.000 cubani arrivarono sulle coste degli Stati Uniti. Più di recente poi l'ISIS in Libia, per esempio, ha minacciato di invadere l'Europa con africani, con persone provenienti dall'Africa, ma non ho visto nessuna prova a dimostrare che l'ISIS lo abbia fatto realmente. La seconda categoria
di coercitori sono quelli che io chiamo agenti provocatori, cioè non sono quelli che creano questi flussi di persone, ma in qualche modo sono coloro che catalizzano queste decisioni da parte di altri. Per esempio, per quanto riguarda l'esercito di liberazione del Kosovo in particolare, avevano attaccato degli obiettivi serbi con le aspettative che si conoscevano, sapendo che poi i serbi avrebbero poi reagito, creando poi delle migrazioni di massa. Terza categoria sono quelli che io chiamo gli opportunisti. Sono coloro che non generano dei flussi di persone direttamente, non provocano questi flussi di persone o inducono altri a farle, ma gli opportunisti sono coloro che traggono dei vantaggi concreti da questioni, da flussi generati da altri. Per esempio il presidente pakistano Zia-ul Haq, che ha ottenuto tutta una serie di concessioni dagli Stati Uniti e da altri paesi per tenere più di 3 milioni di profughi afghani durante la guerra dell'Afghanistan. E come ha detto anche Alberto più di recente, la Turchia ha fatto la stessa cosa, perché la Turchia lo ha fatto rispetto ai profughi siriani e altri. Allora, quali sono gli obiettivi? Per quanto riguarda la coercizione tradizionale, ci sono degli obiettivi che servono a raggiungere degli scopi, per esempio che vanno dall'ottenere aiuti finanziari economici, oppure nel caso di Aristide per Haiti, degli aiuti per ottenere dei cambi di regime. Storicamente, nei casi che sono stato in grado di studiare e individuare, che sono i casi rappresentati qui in azzurro, mentre i casi in rosso indicano che ci sono ancora dei dubbi, diciamo sono casi indeterminati, sono casi in cui sono necessarie altre verifiche. Storicamente circa il 60% dei casi sono individuati e diciamo gli obiettivi dei coercitori sono soprattutto di tipo politico, militare, economico, 60% di tipo politico, 30% militare, 50% economico, e per esempio il cambio di regime a livello militare è stato utilizzato nel caso del Kosovo, per esempio, tra la Serbia e il Kosovo, e il 50% dei casi sono obiettivi economici, come abbiamo detto. Quindi vediamo che queste cifre, la somma di queste cifre è più di 50, del 100%, perché molto spesso i coercitori hanno obiettivi multipli e quindi si dividono su questi obiettivi. Vediamo cosa succede. Io ho individuato, credo in maniera definitiva, circa 75 casi dal 1951, che è la Convenzione sui rifugiati. Poi ci sono altri 10 casi possibili, ci sono altri casi che sono importanti, di cui ne parlerò, ma almeno ci sono almeno 75 casi, almeno a fine del 1951, ad una media di un caso all'anno. Ci sono degli aspetti più comuni, come per esempio le guerre civili, sono più comuni le forme di conflitti più comuni all'interno del mondo. E quando viene utilizzato questo strumento, lo strumento della coercizione? Lo strumento della coercizione viene utilizzato almeno in tre quarti dei casi in cui i coercitori sono riusciti ad ottenere quello che ottenevano. Quindi nel tre quarti dei casi i coercitori riescono a raggiungere il proprio scopo, mentre nel 57% dei casi i coercitori hanno raggiunto la maggior parte dei loro obiettivi. E dobbiamo sapere anche, per quanto riguarda la diplomazia, questi sono, diciamo,
sono dei dati molto alti, diciamo il 57% è un valore, è una cifra molto alta. Può essere ancora un'altra forma di coercizione, perché coloro, diciamo, che rappresentano l'obiettivo sono degli elementi vulnerabili. Ovviamente la migrazione di massa non è una superarma, ma viene utilizzata dai coercitori soprattutto utilizzando dei target vulnerabili, perché quando viene sfruttata o si viene catalizzata l'emigrazione di massa, quindi gli esseri umani ovviamente non vanno necessariamente dove i coercitori vorrebbero, soprattutto, e a volte coloro che partono non sono le persone che i coercitori vorrebbero che lasciassero il paese, e quindi a volte i coercitori non riescono a raggiungere totalmente i loro obiettivi con la migrazione di massa. Per quanto riguarda poi il potere relativo di coloro che creano i coercitori, quindi diciamo che si tratta di un'arma asimmetrica, almeno nei casi che ho individuato, diciamo coloro che pongono le sfide, i coercitori sono coloro che creano le sfide sono leggermente più deboli rispetto ai paesi target, vedete in azzurro l'81%, a volte invece sono più forti, vedete nel rosso l'11%, e invece in verde vediamo confrontabile o misto. Quindi ci sono una serie di esempi in cui possiamo dare queste indicazioni. Per esempio, il caso della Corea, del Nord Corea, il regime del Nord Corea è più forte rispetto al paese target e la distribuzione del potere è più o meno simile, oppure alcuni degli obiettivi dei target erano più deboli o più forti. Quindi vi potete chiedervi, ma che cosa ci indica questo grafico? Perché ne parliamo soltanto adesso? Innanzitutto ci sono una serie di motivi per cui questo strumento può essere utile. Vorrei sottolinearne ancora alcuni di questi aspetti. Allora, innanzitutto questa coercizione non è necessariamente legata alla migrazione di massa creata per altri motivi. Per esempio, si sa che nel 72 il leader dell'Uganda aveva espulso i cittadini ugandesi, soprattutto per espropriazioni economiche per gli asiatici in Uganda. Quindi il presidente allora nel 72 realizzò l'espulsione di tutti gli asiatici in Uganda per appropriarsi dei loro beni. Mentre 50.000 di quelli che erano stati espulsi avevano un passaporto britannico, e quindi a quel punto i britannici minacciarono di togliere gli aiuti militari all'Uganda, e quindi in quel caso vedete che ci fu questo caso non chiaro, e in qualche modo a quel caso il presidente ugandese diede un termine di 90 giorni per dare la possibilità ai cittadini britannici di andare via oppure no. Quindi vedete come possono essere manipolate queste decisioni. Le coercizioni possono essere anche pubblicizzate, si può dire che ci sono queste coercizioni in modo da convincere le persone ad andare via, quindi quando ci sono delle persone da espellere. Oppure allo stesso tempo, dal punto di vista dei target, alcuni target, poiché quei target di solito hanno più potere rispetto ai coercitori, la differenza si basa sul fatto che i paesi d'origine possono essere gestiti da dittatori come Fidel Castro in Cuba, a Cuba o altri. Allora, come funziona? Questo tipo di coercizione come funziona? Ci sono due percorsi con cui questa coercizione può essere fatta. Il primo percorso io lo chiamo capacity swamping. Che cos'è? Comprende, diciamo, che
i coercitori minaccino o riescono a manipolare in qualche modo la capacità dei target di accettare, ricevere gruppi di migranti o di rifugiati. Quindi questo, la capacity swamping di solito avviene nei paesi sviluppati, tuttavia come eventi recenti ci dimostrano, la capacity swamping può essere anche efficace rispetto a democrazie in sviluppo che non hanno la capacità di ricevere persone. La seconda forma, il secondo percorso è quello che io chiamo political agitation, cioè l'agitazione politica, in cui si manipola la volontà del target a ricevere i migranti e quindi è la capacità di influenzare il paese target a ricevere i profughi, a ricevere queste persone. E i motivi per cui queste due soluzioni funzionano soprattutto nelle democrazie occidentali è che le società sono divise sul modo in cui vengono considerati i profughi o i rifugiati, perché per esempio ci sono dei gruppi nei paesi target che si preoccupano dei profughi in generale o delle persone che fuggono in particolare. Allo stesso tempo c'è un altro gruppo all'interno delle società target, dei paesi occidentali in particolare, che sono contrari a ricevere profughi perché per esempio possono essere scettici o perché rifiutano di ricevere queste persone, e sono scettici per esempio sulla capacità dell'Unione Europea a farsi carico di queste persone. E questo crea veramente un problema fondamentale, perché i leader politici si mettono veramente fra l'incudine e il martello per cercare in qualche modo di risolvere il problema e sono pronti a dare anche incentivi a far scomparire questo problema. Vi do qualche esempio. Noi vediamo per esempio un aspetto che si chiama coercizione attraverso la strategia della punizione. Qui vediamo per esempio che vediamo che c'è qualcuno che vuole ottenere dei risultati, quindi impone su delle popolazioni target dei rischi o delle problematiche, quindi sperando che la popolazione target poi sulla base della pressione del governo cambi, ottenga, quindi si comporti nel modo desiderato. Per esempio può esserci il terrorismo oppure il bombardamento strategico, cioè tutta una serie di strategie e quindi i target politici e le vittime a volte non coincidono, perché per esempio le vittime di questa situazione non sono la popolazione del paese target, dei paesi occidentali per esempio nel nostro caso, ma le persone che migrano in particolare. Quindi. Conoscete per esempio che nel 1971 il Pakistan aveva indotto l'emigrazione in India di 10 milioni di bengalesi, e lo fecero in parte per fare pressione sull'India a sostenere, a cessare il sostegno ai partigiani che lottavano per l'indipendenza nel loro paese, in Pakistan. In quel periodo l'ambasciatore delle Nazioni Unite in India aveva notato che l'India era invasa appunto dai profughi, avveniva come qualunque altro conflitto armato. Quindi se un'aggressione contro un paese straniero significa rovinare la sua situazione finanziaria, creare instabilità politica, creare instabilità sociale, qual è la differenza fra quell'aggressione e un altro tipo? Quindi questo, diciamo, è il primo esempio di pressione politica esercitata utilizzando i profughi come un'arma di guerra, un'arma di conflitto. E in quel caso
ci fu la guerra indo-pakistana con la creazione dello Stato indipendente del Bangladesh. Più recente, nel 2004, come ho detto, Gheddafi era riuscito ad ottenere sostegno dall'Unione Europea e in qualche modo a interrompere le sanzioni economiche, e a quel punto Gheddafi diventò un coercitore seriale rispetto all'Italia, in particolare sappiamo cosa è successo nel 2010, anche nell'Unione Europea nel 2008, sappiamo sicuramente che nel 2010 Gheddafi riuscì nella sua operazione di coercizione quando chiese all'Europa di ricevere 4 miliardi di euro all'anno per fermare l'emigrazione degli africani. E nel 2016 alcuni ministri europei sono andati a Tripoli per chiedere di interrompere, di trovare in qualche modo una soluzione per interrompere il flusso di migranti verso l'Europa. Sappiamo che anche questo episodio è stato Gheddafi non riuscì a raggiungere il suo obiettivo, ma dopo una serie di successi. E la stessa cosa, per esempio, per quanto riguarda il presidente jugoslavo Milosevic, nel caso del contesto in Kosovo, il primo deterrente nei confronti della NATO ad attaccare fu quello di, disse Milosevic disse posso svuotare Kosovo in una settimana, quindi fu una minaccia da parte di Milosevic che non viene presa seriamente prima dei bombardamenti della NATO sulla Serbia. Quindi questo è un altro esempio di pressione. Quindi chi sono gli obiettivi, chi sono i target? Le democrazie liberali, che sono il target più ampio, con più di 2/3 come target, come vedete in questo schema. Quindi le democrazie liberali sono veramente il target a livello sproporzionato rispetto agli altri. Poi può essere legato alla prossimità spaziale, per esempio il caso della Libia, oppure la prossimità spaziale può diventare un target particolarmente interessante. Però la prossimità geografica non è un prerequisito necessario. Di solito abbiamo visto adesso che la geografia non rappresenta un fattore determinante. Altri fattori possono essere, per esempio, il fatto che i gruppi di migranti hanno dei legami storici con dei paesi, e questo è l'altro aspetto importante. Ma in questo schema vediamo che nel 19% dei casi i target sono stati misti tra democrazie liberali e illiberali. Vediamo alcuni esempi. Lo scorso novembre una delle due fazioni al governo in Libia ha minacciato di ripetere l'esperimento di Gheddafi, di cui abbiamo parlato prima, dicendo che potevano andare in quella direzione, minacciando di veramente liberare un flusso senza limiti nel Mediterraneo, ma abbiamo visto ovviamente flussi dalla Libia negli ultimi mesi, anche se non è successo proprio come era stato minacciato. Abbiamo parlato anche della Turchia, come paese opportunista. A settembre, ottobre, a febbraio, a marzo di quest'anno ci sono state delle indicazioni con un accordo fra la Turchia e l'Unione Europea a marzo di quest'anno, in cambio della promessa di 6 miliardi di euro di aiuti per tenere i profughi in Turchia, ricevendo in cambio anche maggiore flessibilità sui visti di viaggio dei cittadini turchi. Per in qualche modo aiutare l'Unione Europea a gestire le masse di profughi che passavano attraverso la Turchia.
Per quanto riguarda l'ISIS, poi ne parlerò ancora, la Turchia ne parlerò ancora più tardi. Per quanto riguarda l'ISIS, anche in Libia, l'ISIS ha lanciato una serie di minacce contro l'Unione Europea. È un caso potenziale che, di cui vorrei parlare. Ancora non ho le informazioni, i dati per confermarlo, ma possiamo dire che comunque rappresenta una minaccia. Dal punto di vista storico, per quanto io ne sappia, sulla base dei casi che ho individuato, gli Stati Uniti sono stati il target più, diciamo, più esposto a questa situazione, ma le tendenze stanno cambiando. Questo grafico mostra i casi nel tempo, vedete, dalla ratifica della Convenzione sui profughi fino ad oggi. Vediamo i casi in cui gli Stati Uniti sono stati target, gli Stati Uniti sono in azzurro. Vediamo che gli Stati Uniti erano anche coinvolti in una serie di casi, sono in rosso, mentre in verde sono stati che non comprendono gli Stati Uniti. Avrei dovuto forse rappresentarlo in maniera diversa, ma comunque vorrei passare alla differenza fra passato e oggi. Recentemente gli Stati Uniti non sono stati target come stato singolo, anche se abbiamo visto anche una serie di paio di esempi per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma comunque ultimamente i paesi target sono i paesi europei, a livello unilaterale e a livello multilaterale. Quindi non sto facendo una previsione che queste cifre aumenteranno ancora di più. Entro il 2020, come vedete in quella parte, nel grafico, quella parte tratteggiata, ma potrebbe succedere. Quindi abbiamo visto che la situazione per quanto riguarda l'Unione Europea, la Turchia, la situazione è ancora di nuovo calda e non sappiamo ancora se la Turchia abbia minacciato di aprire le frontiere oppure no, ma comunque c'è una minaccia potenziale e questo sta complicando la discussione tra l'Unione Europea e la Turchia su possibili sanzioni e sta complicando la situazione politica sul campo tra i singoli paesi europei e diciamo tutta l'Unione Europea. Ovviamente non serve che ve lo dica perché conoscete benissimo la situazione, ma comunque ufficialmente ho finito il tempo a mia disposizione, devo fermarmi qua? Allora, potrei parlare ancora un po' delle risposte potenziali? Non so se siete interessati a sentire a farmi continuare? Sì, siete interessati. Allora, molto rapidamente, ci sono almeno 4 opzioni esclusive, quindi non mutualmente esclusive, per affrontare questo tipo di coercizione. Come vedete nessuno ha la palla di vetro, nessuno sa esattamente come agire, ma finché succedono, quindi ci sono queste coercizioni, non possiamo avere delle soluzioni chiare. Allora, prima di tutto, diciamo, ci sono una serie di trattative che avvengono tra i paesi. I target dovrebbero capire meglio le regole, perché diciamo, la prima opzione sarebbe giocare meglio sullo scacchiere internazionale, perché i coercitori potenziali cominciano a fare, diciamo, a minacciare i target e devono cominciare a prenderli seriamente. E attraverso soluzioni diplomatiche prima di arrivare a delle crisi, in modo che le crisi vengano evitate, oppure perché le crisi siano più piccole rispetto alle crisi che noi vediamo, per esempio, non so, come è successo in Kosovo, 125.000 profughi cubani che arrivarono negli Stati Uniti, oppure profughi kosovari. E
Allora, per quanto riguarda il caso della crisi con la Libia, dei 125.000 profughi, nessuno sapeva che sarebbe successo fino a 8 giorni prima che le persone salissero effettivamente sulle barche per arrivare. Quindi, per quanto riguarda i coercitori potenziali, possiamo per esempio pensare a Gheddafi. Per esempio il caso di Gheddafi in cui il coercitore chiede qualcosa, la ottiene e continua a chiedere sempre di più, però ignorarli comunque non funziona. L'azione numero due, o l'opzione numero due, bisogna rendere questo gioco meno interessante, quindi creando dei deterrenti. E ho visto per esempio le coercizioni hanno meno successo quando le società sono più divise, quando una parte della società è a favore e una parte contro, quando c'è una parte della popolazione dice no, questa parte non è una minaccia, allora i coercitori dicono ok, allora ve ne manderò ancora di più. Perché comunque l'alternativa è quella che abbiamo visto in alcuni paesi come l'Australia, per esempio, l'alternativa è quella di al coercitore potenziale, fate quello che volete, noi chiudiamo semplicemente le porte, quindi l'alternativa è se qualcuno nel paese vuole far entrare le persone, un'altra parte non vuole, noi facciamo entrare queste persone, qualunque cosa voi facciate. Ci sono una base di norme nazionali e internazionali. Si cerca in qualche modo un effetto in cui il problema non si risolve, ma semplicemente si allontana. Ma diciamo a lungo termine non è efficace, ma a breve termine può esserlo. Opzione numero 3. Bisogna modificare e cambiare i player, cioè coloro che sono le parti in gioco, per eliminare, allo scopo di eliminare la minaccia. Quindi, per esempio, Gheddafi. Era considerato come diciamo, la minaccia, ma eliminare Gheddafi non ha eliminato la minaccia dell'emigrazione di massa dalla Libia. E questo ha creato anche caos e instabilità in tutto il Nord Africa. A volte un cambiamento di regime può cambiare i fatti sul campo e questo strumento può essere utile, ma le guerre costano, i risultati sono incerti, e la Libia è un esempio, e anche se funziona, come sapete, possono esserci anche dei centri di migrazione, dei hub di migrazione, quindi anche se la situazione può migliorare, può diventare a lungo termine una situazione problematica. Adesso mi fermo perché la quarta opzione è un aspetto un po' più complicato e su cui vorrei parlare successivamente. Grazie.